Allora, innanzitutto complimenti a Verona che ha vinto con merito, perché siccome il dio del basket esiste, una partita controllata da Verona con una difesa straordinaria e una lucidità offensiva altrettanto di qualità, il tiro finale del loro americano è la diretta conseguenza del fatto che hanno controllato la gara per almeno 26-28 minuti. E quindi complimenti a loro che hanno meritato la vittoria. Punto. Seconda cosa, in questo momento io sto seguendo, come ho già avuto occasione di dire, due serie playoff. La finale NBA, dove una squadra allenata da un allenatore molto bravo di me, Steve Kerr, e con forse il più forte giocatore del mondo, Steve Curry, più Klay Thompson, ha perso in casa la prima ed ha vinto la seconda, quindi è 1-1. E in Spagna, una squadra la cui ala forte titolare Mirotić costa 4 milioni e mezzo di euro netti di salario, allenata da Jasikevičius, che forse è uno dei migliori allenatori d'Europa, con Calates, con una serie di giocatori di cui non si sa, non ci si ricorda nemmeno i nomi, e 1-1 con Badalona. Quindi la situazione è non normale, normalissima. Noi dobbiamo chiederci soltanto una cosa con molta serenità, e cioè l'alto livello. Ha varie componenti, una componente tecnica, una componente tattica, ma sotto al basket sottende una componente emotiva e nervosa. Noi abbiamo giocato, o meglio dire, abbiamo giocato in questa partita 14 minuti, perché per 26 minuti siamo stati in campo a subire, a pensare che era sempre colpa di qualcun altro, mai mia, a fare 13 palle perse nel primo tempo come se fossimo i bambini del mini basket, e quindi abbiamo perso meritatamente. Ora, così come giocando 14 minuti siamo arrivati a 3 secondi da un supplementare, che forse avremmo vinto, se non altro in base a quella solita regola che chi arriva al supplementare poi ha una carica emotiva superiore di chi ha sprecato, il problema non è essere 1-1 con Verona, il problema è decidere cosa vogliamo fare da grandi. Il problema non è nemmeno dire, e lo dico con il massimo rispetto per Verona, che oggi ha dimostrato di essere una finalista tanto degna quanto siamo degni noi di essere in finale, cosa che ho detto alla squadra prima della partita. Il problema non è pensare torniamo a Udine per gara, tutte queste cazzate che si dicono, adesso bisogna pensare soltanto a giocare una partita da adulti in un clima caldo come quello di Verona, bello come quello che c'è stato qua, contro una squadra che ha ulteriormente dimostrato di essere qui perché vogliono andare in A1, questa è una cosa che deve essere chiara. Meritiamo tutti e due perché la 1 la meritiamo noi e la merita Verona. Ce ne andrà una sola in A1 e andrà in A1 la squadra che saprà essere più lucida quando conta. Oggi Verona in termini di punti ci ha battuto di 3, in termini di lucidità ci ha battuto per molto di più. Quindi a loro vanno i miei complimenti e ripresenteremo venerdì a Verona, mi auguro, una faccia diversa da questa. Arrivederci.